Creactio e la Casa della Bibbia presentano Archeologia e Bibbia, Antico Testamento, conferenze di Davide Valente. Buona visione. L'archeologia dell'Antico Testamento è certamente un argomento affascinante, perché ci permette di studiare le vicende del vicino Oriente per l'arco di circa due millenni, parlando ovviamente degli ebrei, ma anche di un'altra decina di popoli antichi: gli egizi, gli achei, gli ittiti, i filistei, i cananei fenici e poi i sumeri, gli assiri, i babilonesi e i persiani. Tra i vantaggi e gli scopi dell'archeologia dell'Antico Testamento potremo elencare i seguenti: studiare gli usi e i costumi dei popoli con i quali gli ebrei hanno avuto rapporti, poi mettere in evidenza i parallelismi tra le storie bibliche e le scoperte archeologiche, ed infine pervenire alla datazione delle vicende bibliche secondo i metodi dell'archeologia. Entrando dunque nell'argomento, ricordiamo che la Bibbia è un libro scritto, definito per l'appunto la scrittura. Quando Dio ordinò a Mosè «scrivi», Mosè scrisse. Dunque, a quell'epoca si sapeva scrivere. L'epoca di Mosè è all'incirca l'epoca ramesside, cioè il XIII secolo avanti Cristo. Ma in quella regione, nell'Egitto, si scriveva già dal 3000 avanti Cristo e così pure in Mesopotamia. Qui vediamo uno scriba. È una statua, questa, che si trova nel Museo del Cairo e risale al 2500 avanti Cristo. Questo personaggio, con un papiro sulle ginocchia, si accinge a scrivere, perché il suo mestiere era appunto di scrivere. Si guadagnava così il pane scrivendo. La scrittura degli egizi era molto complicata. Avevano circa 800 segni che rappresentavano oggetti vari, animali, persone. I reperti archeologici che man mano venivano alla luce nelle terre di cui la Bibbia aveva parlato erano pieni di iscrizioni, che però non si sapevano leggere perché appartenevano a lingue ormai morte, come per esempio l'egizio antico. La lastra che permise agli studiosi di decifrare questa scrittura è questa pietra di Rosetta, così chiamata dalla località dove fu scoperta durante la campagna napoleonica della fine del 1700. Questa pietra conteneva un decreto scritto in caratteri geroglifici nella parte alta e nella parte bassa scritto in greco. Questo fatto permise a uno studioso francese, Champollion, di decifrare per la prima volta i caratteri geroglifici. Era il 1822 e così quell'anno fu assunto come anno d'inizio dell'egittologia. Vediamo da vicino i caratteri geroglifici esaminando questi cartigli di Ramesse II, uno dei più grandi faraoni. Si chiamano cartigli gli ovali nei quali erano scritti i nomi dei regnanti e anche le loro caratteristiche. Vediamo l'ovale di destra in basso e leggiamo da destra a sinistra.